Adesso basta, ragazzi. Scusate questo, diciamo, piccolo video sfogo, che non è neanche un vero e proprio video sfogo, però è un video che è diventato necessario farlo perché da un po' di tempo a questa parte, non dico tutti, ma quasi tutti i pezzi che io mostro, che vado a pubblicare su Facebook, eccetera, eccetera, vengono screditati. Vengo screditato su ogni pezzo che io vado a pubblicare. E un conto è appunto dire a me questo campione non mi piace, un conto è andare a dire che quello che io sto dicendo non è vero. E diciamo, in questo secondo caso è come se mi si stesse dando del ciarlatano, è come se mi si stesse dando dell'imbroglione, diciamo, perché sto dicendo cose che non sono vere, oppure come se mi si dicesse che io non capisco niente, quando non si tratta semplicemente di me, perché non è una cosa che viene solo da me. E quindi in questo video io, è questo quello di cui voglio un attimino discutere, perché è successo praticamente, è già la sesta volta che io pubblico qualcosa e mi viene aspramente criticato. Si è partito con le floriti, in particolare la florite, quella grossa così, quella florite viola grossa così, che ne fu contestato, diciamo, il valore, l'importanza, eccetera. Poi la florite ottaedrica rosa, dove è stato contestato il colore e il valore anche in quel caso, dove dicevano che non era rosa, ma che era lilla, viola. Cioè, ma che problemi avete? Cambiate gli occhiali, mettetevi delle lenti a contatto se veramente pensate a una cosa del genere. Recentemente ho postato il quarzo prasio che avete visto in uno degli ultimi video di Brosso. Mi è stato detto: eh no, non è di Brosso, ma è di Traversella, perché il colore, perché l'impurità, perché così, perché colà. Quando ho la garanzia del venditore che me l'ha venduto, che l'ha rilevato dalla collezione di una persona, comunque una certa persona. E poi è successo ancora con la tormalina di Piona, che è stato detto: no, non è una tormalina di Piona, quando è stata trovata proprio dal venditore stesso, l'ha trovata lui stesso. Poi il gesso dei tubi, dove qualcuno, quando io ho scritto meraviglioso campione, ha detto: sì, meraviglioso, ha scritto proprio letteralmente: bello sì, ora meraviglioso, come per dire che non è vero che è meraviglioso. Adesso con il campione di berillo rosso che ho mostrato sempre in uno degli ultimi video, dove sono venuto a dirmi no, non è berillo rosso. Allora, un conto è che succede una volta. Posso tollerare massimo due volte, in realtà neanche, ma sei volte. E ragazzi, sono sicuro che i prossimi pezzi che vi mostrerò, perché arriveranno altri pezzi, ci sono altri pezzi molto interessanti, saranno sicuramente criticati anche quelli. Ma io anche per questo sto facendo questo video, perché appunto vorrei che questa cosa finisse, perché non ha letteralmente senso. Io posso capire, come ho detto anche all'inizio del video, che io pubblico ad esempio questo campione di berillo, tu mi vieni sotto, mi dici: a me personalmente questo campione di berillo non piace. Ci sta, che critica costruttiva, una cosa sacrosanta, e anzi, cioè, è legittima questa cosa. Ma non è che ogni volta che io devo pubblicare qualcosa mi si deve dire: e non è vero, questo minerale non è così, questo minerale non è cos'ha, questo minerale non vale così, questo minerale non viene da là. Cioè, è come se io stessi dicendo ogni volta, ripetutamente, un mare di stronzate. E questa cosa, diciamo, che continua, a lungo andare, inizia un pochino a dare fastidio. Io le prime volte ci sono passato su, anche se per le floriti, perché per le floriti, tra l'altro, cioè, è stato molto grave, perché per le floriti, ragazzi, qualcuno è arrivato a minacciarmi di percosse per una florite. Persone che veramente si sono messi a prendere in giro come dei bimbi immaturi di 2 anni. Quindi, ma veramente, ma qui stiamo parlando di collezionismo di minerali o siamo all'asilo? Perché a me, sinceramente, sembra di stare all'asilo. Cioè, sembra che appunto
Si vuole per forza screditare quello che io, qualcosa che io vado a pubblicare. E sinceramente a me questa cosa sta iniziando a dare fastidio. Perché, ripeto, non ci sono solo io dietro a questa cosa, ma c'è appunto il venditore stesso che mi dà le garanzie. Il venditore, ma anche il mediatore, l'amico che si mette d'accordo col venditore, prende i pezzi e me li spedisce, che è un mio amico e che ormai sono anni, ma proprio anni, che appunto acquisto pezzi da lui e non mi ha mai dato nessuna fregatura. Cioè, voi dicendo così, non è che semplicemente dite che io sto dicendo un mare di stronzate, ma dite che anche queste persone che ci sono dietro, che mi vendono i pezzi, sono delle persone che imbrogliano, sono delle persone che truffano, sono delle persone che dicono stronzate anche loro. E questa cosa, ragazzi, non va bene. Cioè, ogni volta che io vado a mettere qualcosa sotto un post ripetutamente, ci deve essere il rompiscatole di turno che deve venire a screditare. No, non è così. Scrivendo dei messaggi, dei papiri lunghissimi, argomentando e buttando avanti, come al solito, i propri anni di esperienza, perché ovviamente è la cosa che riesce meglio, quella di dire io ho tanti anni di esperienza, io sono esperto, sono professore, sono scienziato, okay, quando proprio quelle persone che si pavoneggiano in questo modo sono le prime persone che valgono meno di zero. Cioè, ma veramente, dove stiamo arrivando, ragazzi? Dove stiamo arrivando? Non è assolutamente possibile che uno deve stare sempre a combattere con questi soggetti. Se non vi piace un pezzo, l'ho già detto non so quante volte, andate avanti, non siete costretti a vedere quel pezzo, ma evitate di venire a screditare. Potete pure venirmi a dire a me non piace, ci sta, ma non dovete per forza screditare quello che dico sotto ogni singolo post, perché cioè, non si può, non si può. Perché poi se si va a vedere di chi si tratta, di quali persone si trattano, sono persone che non valgono niente, sono persone che sono tutto fumo e niente arrosto, come si suol dire. Sono quelle le prime persone che magari non sono oneste. E mi sono arrivate voci su queste persone, quindi non è che sono cose campate per aria, mi sono arrivate voci di queste su queste persone che mi hanno confermato quello che vi sto dicendo, cioè che sono persone che non valgono niente, persone che sono loro stesse quelle che appunto sono pischere. Cioè, scusatemi ragazzi, però quando ci vuole, ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Perché è dai la prima volta, è dalla seconda volta, è dalla terza volta, poi uno non ne può più. Però non si tratta semplicemente appunto di dire a me non piace un pezzo. Qua si tratta proprio di distruggere una persona. Qua si tratta di screditare ogni singola volta quello che una persona dice, come se fossero cose campate per aria. E non è possibile. Cioè, allora, io lo dico qua una volta per tutte e non lo voglio più ripetere. I campioni come le Floriti è stato già abbondantemente discusso. E si è arrivato, come dicevo anche prima, a minacciare di picchiarmi. Ma stiamo scherzando. Il valore è quello che dice il mercato, che a voi piaccia o meno. In base alla domanda c'è la richiesta. È vero che ci sono quelle mosse dove si spendono 50.000, 100.000 euro per un campione di quarzo che ne vale sì e no 500. Però lì tutti muti e zitti. Là, ah no, là ci sta. Là tutti a dire, là tutti a giustificare. Oppure quelli che dicono la fluorite tetraedrica rosa non è rosa ma è viola. Ma di che droga vi fate, ragazzi? Di che droga vi fate? Se è quella, è rosa. È rosa. Come si fa a dire che non è rosa quando è rosa? È come dire che io prendo uno smeraldo che è verde e mi si viene a dire no, questo è un eliodoro, è giallo. Cioè, ma veramente, ragazzi. Oppure a dubitare di quello che mi dice il venditore stesso, che lui stesso ha cercato pezzo come la tourmaline di Piona, che lui stesso ha trovato. Non vuol dire niente che magari, diciamo, la matrice dove si va a formare la tourmaline è simile, anzi, proprio perché la matrice dove queste tourmaline si formano è molto simile in più luoghi dove si trova, a maggior ragione non dovete stare lì a obiettare per forza se il campione è stato trovato dalla persona stessa che me l'ha venduto.
Anche il quarzo, ragazzi. Ma a me non mi interessa che mi fate vedere piastre giganti così di quarzo per farvi belli, perché è solo per quello, per farvi belli, piastre grosse di quarzo prasio così di brosso, questo è il quarzo prasio di brosso, che se vai a vedere sono uguali, cambia solo la dimensione, cambia il fatto che quei pezzettoni sono grossi e hanno molta matrice sotto, mentre il pezzettino mio no. Cioè, ragazzi, ho il fatto del berillo. Ma perché bisogna per forza screditare? Ma perché ogni volta che qualcuno, che io pubblico qualcosa, deve per forza essere una stronzata, deve per forza non essere così? Ma qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, queste sono persone che sono semplicemente invidiose. Sono semplicemente invidiose perché vedono un ragazzo giovane che appunto sta iniziando ad alzare il range di qualità dei minerali e si sentono invidiosi, poi perché loro magari alla mia stessa età non avevano ancora quei pezzi, poi perché magari i miei pezzi sono più belli dei loro pezzi, che non, e non conta la dimensione, non conta avere un pezzo grosso così, se poi fa cacare, se poi fa veramente schifo. Meglio un pezzettino piccolo così, ma sicuramente più grazioso, più bello. Non, cioè, non è inutile che mi fate vedere i massi così, a me non mi interessa niente. Zero. Quindi veramente cerchiamo di smetterla. Cerchiamo veramente di smetterla perché altrimenti io poi inizierò a essere più cattivo. Poi però non vi dovete lamentare perché poi ovviamente quando la cosa va ancora avanti e non si ferma, la pazienza salta. La pazienza salta. Quindi per favore. Se un pezzo non vi piace, passate oltre e basta. Se un pezzo vi piace, potete anche venire a dire a me non piace, ci sta, ma non dovete venire per forza a screditare, a dire non è vero quello che dice. Chi siete voi? Avete parlato voi col venditore che mi ha dato i pezzi? Io non credo proprio. Io non credo minimamente. E questa persona, ripeto, in anni che acquisto da lui, non mi ha mai dato nessun tipo di fregatura. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Quindi, per favore, smettiamola, perché qui si parla principalmente per invidia. Persone che, appunto, come dicevo prima, sono palloni gonfiati, parlano per invidia. E basta. Quindi, finiamola, perché chi fa la figura bischera siete voi e non io. Perché io so quello che dico. Io so quello che dico perché ho la garanzia del venditore. Che ne sapete voi? Sono io che ho i pezzi in collezione. Quindi, per favore, smettiamola. Io spero di non dovermi ripetere, spero di non dover fare altri video del genere, perché comunque io sto cercando di non portare più alcun tipo di video sfogo, perché giustamente questo non è un canale di video sfogo, ma è un canale dove io voglio de dedicarmi alla mia passione dei minerali e condividerla con voi. Però, appunto, la passione dei minerali non comporta atteggiamenti così proprio miseri, atteggiamenti infantili, perché sono atteggiamenti infantili. Come la volpe che non arrivando all'uva, non riuscendo ad arrivare all'uva, dice che è acerba. Quindi smettiamola. Smettiamola. Perché la pazienza, ragazzi, ha un limite. E quando poi questo limite viene superato, poi non bisogna lamentarsi. Io spero di non dovermi ripetere, spero di essere stato chiaro. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Sperando che non mi si venga a screditare ancora. Buona giornata.